credo che sia molto importante parlare di giornalismo oggi, nel 2021, un po' per quello che è accaduto in seguito naturalmente alla pandemia, che ha in un certo senso rivitalizzato l'informazione, soprattutto l'informazione di qualità. Dall'altro lato è importante parlare di giornalismo oggi perché il giornalismo sta cambiando in maniera velocissima, io mi sento di dire quasi brutale, utilizzando un aggettivo mi rendo conto forte, ma il giornalismo di oggi non si può minimamente paragonare al giornalismo banalmente anche solo di 10 anni fa, quindi è importante parlare di giornalismo, di nuove tendenze del giornalismo e del nuovo modo di fare informazione. Bisogna intercettare quelli che sono i cambiamenti sociali, storici, culturali appunto del XXI secolo, cercare di guardare avanti, non guardare solo negli specchietti retrovisori, cercare di intercettare quelle che sono le nuove esigenze del pubblico cartaceo ma anche del pubblico digitale. Sono due esigenze dal mio punto di vista assolutamente diverse. Il lettore della carta ha un'età matura, a un'età diversa dal lettore digitale, la sovrapposizione dei lettori, soprattutto nella nostra realtà svizzera, al Corriere del Ticino, è minima, è una sovrapposizione di lettori minima, circa del 10%, quindi io credo che oggi sulla carta ci si debba concentrare su un'informazione per un pubblico dai 60 anni in su, dai 55 anni in su, mentre bisogna puntare sul digitale ad un'informazione più leggera, non per forza meno autorevole, anzi, però con dei contenuti che possono intercettare un pubblico diverso, diciamo dai 30 ai 50.